Uè, salve amici, salve amiche ed amici, come state? Qui ancora una volta con tutte e tutti voi, il vostro Santen Chan. Sto cercando di dare un nuovo formato ai miei video, li faccio molto più corti, ma li faccio in alta risoluzione, in 4K se posso. Allora, qui il vostro Santen Chan che si filma circa le 5, 5 e mezza mentre fa merenda, capito? Prendo solo un tè rosso perché è antiossidante e fa bene per la circolazione, soprattutto quando si passa dal freddo al caldo. Hai capito? Il tè rosso antiossidante, eccolo qua. Ultimamente sto facendo pochi video. Però è perché non ho tempo. Comunque vi ringrazio a tutte e tutti voi di seguirmi, di commentare i miei video e soprattutto di condividerli. Sono tanti i temi che vorrei toccare. Sono veramente molto emozionato che mi seguiate. E poi non è che sono eccitato. Ma semplicemente devo parlare un po' forte perché mi sono accorto che questo cellulare già c'è l'audio un po' difettoso. Allora magari così c'ho la voce acuta, però vi arriva, perché altrimenti si sono lamentati che l'audio dei miei video è sempre basso. Vabbè che io ho visto dalle statistiche che molte e molti di voi mi seguite guardandomi nel cellulare e non è vero. Però ho visto che guardare dal cellulare senza gli auricolari richiede di aumentare il volume. Allora, ultimamente sto leggendo tantissime cose, soprattutto ho ripreso a leggere da quando nella Rai stanno facendo a episodi Il nome della rosa, sono ritornato a leggere delle eresie e dei testi apocrifi. Quindi sto per rileggere La cena catara. La cena catara che è molto interessante. In realtà il libro che ho mi sembra che si intitola La cena segreta. È la prima parte di quel manoscritto che c'ha anche dei rituali, edito dalla Delfi, e in regola è in norma con la cristianità cattolica, la cristianità ortodossa, cioè Dio manda negli inferni l'angelo ribelle Lucifero. Però poi che succede? Che a un certo punto Dio fa tregua con Lucifero, cosa che non è rivelata nei testi canonici, e gli concede 7 giorni e 7 notti nei quali Lucifero, per conto di Dio, farebbe l'universo e tutte le sue cose, il cielo, la terra, il sole, le stelle, la luna, eccetera. Però in qualche modo, quando fa Adamo ed Eva, si infiltrano anche altri angeli caduti in Adamo ed e in Eva. Quindi già ci sarebbe il seme del male che sta piantato nella materia. Perché Dio ha delegato Lucifero, che per 7 giorni gli ha dato la tregua, per creare il mondo, secondo la tradizione gnostica e anche catara, e quindi per quello che il mondo sarebbe corrompibile, corruttibile, corrotto, perché non è stato di Dio a crearlo, perché Dio è perfetto, l'avrebbe fatto realmente a sua immagine e somiglianza. Ma per i catari, i bogomili, gli albigensi, i manichei, gli gnostici, è stato invece il demiurgo, cioè Satana, l'avversario, nella fattispecie Lucifero, l'angelo caduto, a cui Dio avrebbe dato un armistizio, una tregua, nella quale avrebbe dovuto creare il mondo in forma perfetta e incorruttibile. Invece ha fatto tutto il contrario perché lo ha fatto a sua immagine e somiglianza, non a immagine e somiglianza di Dio.
Allora Dio il settimo giorno lo ricaccia nell'inferno, ma purtroppo ormai era già tutto fatto. Per quello che scaccerebbe Adamo ed Eva dal giardino extraterrestre, per quello che poi inonderebbe il mondo perché era tutto contaminato, tutto putrido, tutto contaminato dal peccato originale. E quindi decide, dopo il diluvio universale, di redimere tutti i peccati dell'umanità nel suo figliolo. Questa è la versione ortodossa, perché i catari manco quello credono, cioè non credono che Dio abbia creato il mondo, ma che è stato Lucifero o Satana, e non credono che Dio sia stato realmente figlio di Dio, ma magari per qualche eretico gnostico e per qualche testo apocrifo era invece un'apparizione spettrale, come dire, un egregoro di Dio. Oppure per altri Dio Gesù era soltanto una persona che a cui hanno iniziato, che quindi è diventato Cristo, l'unto, con un rituale di iniziazione di tipo mitriaco, però che non era Dio, o meglio, che Dio è entrato in lui, ma nell'uomo che è nato mortale sarebbe entrato lo spirito divino, quindi sarebbe stato un ispirato. E quindi anche per questa ragione i bogomili, i catari, tutti gli gnostici, i manichei, gli eretici e gli autori di testi apocrifi sono stati perseguitati e uccisi. Perché differivano le loro credenze da quella della Chiesa cattolica, apostolica, romana, e non solo, perché credevano invece che i veri eretici, tutti gli altri eretici, che veri eretici erano quelli della Chiesa cattolica. Quindi loro si credevano padroni dell'ortodossia, della vera religione, anche se poi i catari, i bogomili, tutti gli eretici, tutti i lettori di testi apocrifi si dividevano e suddividevano in una ridda impressionante di correnti, una contro l'altra stavano, una in contrasto dell'altra. Beh, questi temi li voglio parlare molto più approfonditamente. Infatti stavo rileggendo un libricino che è I Vangeli gnostici della Adelphi, un libricino di copertina rossa. Adesso non lo vado a prendere perché non l'ho portato qua con me. Sto facendo merenda e non è il caso, è vero, di stare con i libri, perché pochi giorni fa ho macchiato una grammatica di Esperanto e poi per fortuna sono riuscito a pulirla. Ma non è bello macchiare i libri, no? Io ci tengo, neanche ci metto annotazioni né nulla. Allora, questo libricino, libro, non so se 100, 250 pagine, io sto rileggendo in modo particolare il Vangelo di Filippo. Ma io invidio che sorprendentemente scopro che ho fatto più di 8 mesi fa o 12 mesi fa, cioè all'inizio del 2018, ho parlato degli Evangeli, ho parlato di temi cristiani, anche non cristiani, perché per me i catari non erano cristiani, il loro messaggio era cristico, ma non erano cristiani come i cattolici, gli ortodossi, i copti. Anche molti gnostici in realtà non erano cristiani, credevano che Cristo trasmetteva un messaggio, ma non erano cristiani. Allora io ho parlato in video che ho fatto all'inizio del 2018, come passa il tempo, più di un anno fa, ho parlato dei Vangeli apocrifi, eretici, gnostici e dei testi eretici, eterodossi, eccetera. E quindi adesso ne ritorno a parlare perché ritorno a leggere qualcosa. Periodicamente leggo a volte gli stessi libri, purtroppo, perché ho tanti altri libri da rileggere, ma gli do sempre le stesse cose.
Quindi, se voi avete dei temi da propormi, perché molti mi dicono, e io ne sono grato, bello il tuo video, bravo, continua così. Però innanzitutto vi pregherei, per aiutarmi, di condividere i video miei che vi piacciono. Primo. Secondo, di commentarli, già lo fate, e di farli commentare a chi condividete il link, perché altrimenti il mio canale non crescerà. Devono crescere esponenzialmente i numeri delle visualizzazioni, se no crescono di 800.000 al giorno, forse anche di meno. Un'oretta e mezza di visualizzazioni al giorno c'è il mio canale, sta perdendo colpi. Quindi vi ringrazierei soprattutto se condividete i miei video e dite alle persone con le quali condividete i miei video di commentarli, così li guardano anche, perché io devo raggiungere le 4.000 ore. Adesso sto rimanendo alle 1.800 ore quest'ultimo anno, che poi ogni giorno YouTube calcola l'anno precedente in base al giorno, non è che rimane il numero fisso agli ultimi 12 mesi. Ogni giorno perdi views, perché ogni giorno, cioè oggi si calcola un anno, l'ultimo anno da oggi a un anno fa, domani sarà da domani a un anno fa, quindi c'è un giorno meno di visualizzazioni perché decrescono, capito? Quindi condividete il mio video se vi piace, non limitatevi soltanto a farmi dei commentari favorevoli, che io vi ringrazio dei commentari. Allora, proponetemi nuovi temi, io cercherò di fare dei nuovi argomenti. Certo, dei libri ho finora parlato soverchiamente, abbondantemente. E quindi niente, ho finito di bere il mio tè, il tempo di prendere un tè, dico, e posso andare ad editare il video, che lo voglio caricare in 4K, perché mi hanno detto altrimenti Sant'Enchan non lo guardano nei televisori di 90 pollici, di 200 pollici. E vabbè, facciamolo 4K e facciamolo durare meno, altrimenti lo devo editare in 8 ore nel mio computer del 2010. Mo che mi sono antiossidato, vado a caricare il video, ma mi raccomando, condividetelo. E questo era così, perché non sapevo di che parlare. Allora vi parlerò dei libri che commenterò, non so quando, perché ultimamente ne faccio meno di video, perché in parte mi disincentiva il fatto che mi visualizzano poco ultimamente, non come dal 13 al 16, forse al 17. Ma in questo anno e mezzo ho perso un po' di visualizzazioni, e poi perché devo trovare dei nuovi temi, è anche vero. Comunque sto riprendendo il gusto di fare video, perché altrimenti me la passavo leggendo. Per avere dei temi leggevo, però adesso voglio fare dei video, e poi forse in Wattpad inizierò a pubblicare dei raccontini che sto scrivendo, perché preferisco pubblicarli in Wattpad piuttosto che fare dei video in YouTube narrando i racconti. Chissà che un editore non incontri il mio raccontino del giorno e non lo pubblichi. Quindi ci rivedremo nelle edicole o nelle librerie. Arrivederci, il vostro Sant'Enchan. Metterò i video che vi raccomanderò alla fine e nei video raccomandati. Mi raccomando, non lasciate di seguirmi. Arrivederci e grazie. Ciao ciao. Ciao.